Fred. Film O'Clock. Film O'Clock. Film O'Clock. News. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le notizie dal mondo del cinema. In questa edizione parleremo di Sergio Rubini, Patrice Leconte e di Michel Gondry. Sergio Rubini ha presentato in anteprima al Bifest il suo nuovo film Mi rifaccio vivo con Neri Marcorè, Margherita Bui ed Emilio Solfrizzi. Rubini ha confessato: volevo fare la rockstar, ma quando mio padre, che aveva messo su una filodrammatica, mi fece interpretare un ruolo in una commedia di Eduardo, capì da quell'emozione che quella era la mia strada. Mentre la European Film Academy ha annunciato i tre film nominati per l'EFA Young Audience Award 2013, si tratta di La Bottega dei Suicidi di Patrice Leconte, Upside Down di Bernd Salling e di The Zigzag Kid di Vincent Ball. Il 5 maggio, Young Audience Film Day, il Museo Nazionale del Cinema di Torino sarà uno degli 8 luoghi in cui i film nominati verranno proiettati. Saranno i giovani spettatori a fare da giuria e a votare subito dopo le proiezioni la pellicola vincitrice. E sarà in anteprima al Future Film Festival di Bologna in aprile Monsters & Co. 3D, la versione in Disney Digital 3D del film Pixar vincitore del premio Oscar, poi uscirà nelle sale italiane il 13 giugno, mentre Le Coup de Jour di Michel Gondry uscirà in Francia il 24 aprile distribuito da Studio Canal, poi tra estate e autunno nel resto d'Europa con il titolo inglese Mood Indigo. Si tratta di una storia d'amore dolce ma tragica, raccontata sulle note del jazz di Duke Ellington. Il film è tratto dall'omonimo libro di Boris Vian, nel caso Audrey Tautou, Romain Duris, Gad Elmaleh, Aïssa Maïga e Omar Sy. Intanto arriva il 28 marzo nelle sale italiane Suré, la passione, del regista sardo Giovanni Columbu. L'uscita della pellicola, una trasposizione originale della Passione di Cristo, coincide con la vigilia di Pasqua. La pellicola, 87 minuti tutti in sardo, offre una personale rilettura dei quattro Vangeli con riprese girate tra i monti nuoresi. Per il momento è tutto da Laura Buffa, fra un'ora torno con altre notizie.